Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Un po' di tempo fa parlavamo di narcisismo, non mi ricordo nemmeno se fosse qua su YouTube, mi sa che era su Instagram. E in molti mi avete chiesto appunto di farvi un video dedicato all'argomento relazioni post narcisismo. Su questo canale, lo sapete, abbiamo parlato spesso di narcisismo. Se non avete visto gli altri video dedicati, cercateli sul mio canale, magari ve li linko tutti qua sotto nel box di informazione. Guardate prima quelli perché appunto lì vi spiego un po' tutte le caratteristiche delle relazioni con i narcisisti, anche perché purtroppo ci ho avuto a che fare anch'io e proprio per questo ci tengo a continuare a fare video su questa tematica sul mio canale, che è nato come canale make-up, beauty, fashion, ma lo sapete, ogni tanto mi piace trattare anche argomenti più importanti, argomenti un pochino più profondi. Ci tengo molto a parlare di queste tematiche perché ho visto che sono molto più diffuse di quanto pensassi. Tantissimi di voi hanno avuto a che fare con un narcisista o ci stanno tuttora avendo a che fare, purtroppo me ne scrivete, mi scrivete tantissimi messaggi a riguardo, quindi appunto per me è importante continuare a parlare di questa tipologia di persone, di questo disturbo di personalità, proprio per mettere in guardia chi ancora non ci è passato e cercare di aiutare chi purtroppo ci sta passando. In questo video voglio parlare nello specifico appunto di relazioni sentimentali, perché andremo a parlare di come sono le relazioni sentimentali, per mia esperienza naturalmente, dopo aver avuto una relazione sentimentale con un narcisista. Anche se c'è da dire che naturalmente chiunque può avere un disturbo narcisistico della personalità, quindi possiamo averci a che fare, cioè un narcisista patologico può essere nostro collega di lavoro, nostro capo, nostro amico, nostra amica, un parente, genitore, insomma, quindi purtroppo possiamo incontrare questo genere di persona ovunque, ma in questo video specifico appunto voglio parlare di questo, di com'è uscire da una relazione narcisistica e iniziare a avere relazioni invece sane con persone che non sono e non hanno tendenze narcisistiche così forti. Perché ricordiamoci che il narcisismo è sempre su una scala, ok? Quindi c'è un narcisismo sano che è all'inizio di questa scala che tutti noi abbiamo, e poi c'è un narcisismo che diventa patologico appunto quando si va sull'altra parte del nostro spettro. Naturalmente in questo video vi parlerò della mia esperienza, quindi vi parlerò appunto delle relazioni che ho avuto dopo il narcisista e di come l'ho vissuta e come la sto vivendo, e soprattutto perché confrontandomi con psicoterapeuti e amiche che hanno passato quello che ho passato io, mi sono resa conto che effettivamente ci sono tantissimi punti in comune tra tutti noi che abbiamo passato questo e che poi passiamo a una storia normale, quindi penso che sia molto molto interessante parlarne. Per mia esperienza, una volta conclusa la relazione con il narcisista, ho sentito proprio il bisogno di stare da sole. Questa è una cosa che succede a molte persone che escono da una relazione del genere, perché ti rendi conto di aver proprio bisogno di riprenderti, perché è un trauma a tutti gli effetti. Non a caso moltissime vittime di abuso narcisistico soffrono di PTSD, quindi di disturbo da stress post-traumatico. Quindi io ho avuto bisogno proprio di un periodo da sola in cui non ho frequentato nessuno, per riflettere su alcune dinamiche, per capire tantissime cose, ma soprattutto per iniziare a capire come sono fatta, iniziare a capire perché per troppo tempo ho tollerato atteggiamenti e mancanze di rispetto che non avrei dovuto tollerare. Quindi c'è tutto naturalmente un lavoro che bisogna fare su se stessi prima, come mio consiglio se siete uscite, state uscendo, siete usciti, ricordiamolo, sono sia uomini che donne. Dalle ultime ricerche siamo più o meno 50% uomini, 50% donne con disturbo narcisistico, quindi se parlo al femminile solo perché la maggior parte di chi mi scrive appunto è donna, ma non necessariamente, ok? Se appunto mi scappa
sappiate che è per questo, ma non perché sono solo uomini narcisisti. Una volta usciti da queste relazioni, io vi consiglio di farvi un periodo da soli per capire voi stessi, capire quello che volete e che non volete da una relazione, e tutta una serie di cose che veramente si sente il bisogno di dover affrontare una volta usciti da una relazione del genere, perché ti scombina completamente, ti senti perso, confuso, talmente tante emozioni, e bisogna anche imparare a capire quali sono le emozioni che stiamo vivendo, sentirsele, eccetera. Quindi nel momento in cui si incontra una persona nuova, quello che è capitato a me è stata estrema diffidenza, e questa può essere un'arma a doppio taglio, può essere sia una cosa positiva, perché comunque ti lo fai per difenderti, sei ovviamente stai sulla difensiva e sei diffidente perché hai avuto una batosta tale che dici: io non so più di chi posso fidarmi, perché la persona di cui mi sono fidata e a cui ho affidato veramente il mio cuore in mano è stata una persona bugiarda, falsa completamente, che indossava una maschera, che nel momento in cui mi ha fatto vedere la persona che era, sembrava un attore, sembrava appunto, cioè è venuta fuori tutta un'altra persona. Quindi tu nel momento in cui ricominci a frequentare qualcuno, naturalmente, almeno appunto per quanto mi riguarda, ti rimane un po' questa diffidenza di fondo, perché dici: dell'altra persona mi sono fidata eppure non avrei dovuto, quindi come faccio a sapere che di questa persona, se mi fido, faccio bene a farlo? La verità è che non puoi saperlo, devi per forza conoscere quella persona, frequentarla per un po' di tempo. Infatti molto spesso mi chiedete: come faccio ad assicurarmi che la persona con cui sto non sia un narcisista? L'unico modo è guardare i fatti e non le parole. Io purtroppo l'errore che ho fatto e che tutti facciamo nelle relazioni narcisistiche è dare peso alle parole ma non guardare i fatti. Bisogna appunto, e di questo già vi avevo parlato, bisogna guardare i fatti. Quindi io mi sono resa conto che appunto dovevo aspettare per conoscere una persona. Quando si entra in una relazione con un narcisista, lo saprete, è tutto molto veloce. Il narcisista non ti dà tempo di pensarci, va oltre i tuoi paletti, vuole vederti costantemente, anche se tu cerchi di fargli capire che è un po' esagerato il tutto, però ti sembra una persona talmente bella che comunque dici: vabbè, evidentemente è pazza di me, eccetera. E ti rendi quindi conto poi nelle relazioni post-narcisismo che effettivamente ci vuole del tempo per conoscere una persona. Quindi appunto non è né una cosa positiva né una cosa negativa. Quando conosci qualcuno e la persona, quello che io ho visto, la grande differenza è che prima quello che qualcuno mi diceva, cioè io ci credevo, assurdo, ma io ci credevo. Adesso quando qualcuno mi dice qualcosa nella mia mente, quando appunto esco con un ragazzo, eccetera, specialmente un ragazzo che ho frequentato a lungo, io all'inizio questo mi diceva varie cose anche per farsi, cioè non lo so, per pavoneggiarsi un po', no? E io nella mia mente pensavo: sì, vabbè, chi lo sa se è vero o no. Quindi ti rimane sempre questo dubbio di fondo, perché ovviamente ci sono persone che dicono una cosa e fanno tutto il contrario, e tu l'hai appena, cioè hai appena avuto a che fare, quindi dici: non so esattamente se posso fidarmi, se quello che questa persona mi sta dicendo è vero o no. Può essere un po' negativa come cosa, perché ovviamente la persona ti vede diffidente, vede che sei un po' distaccata, che comunque non gli credi, e quindi è difficile far nascere un rapporto così. Vi devo dire però che questa mia diffidenza e questi dubbi sulle parole mi sono stati molto utili, perché mi è capitato di incontrare nuovamente un narcisista e l'ho sgamato subito. Ve ne ho parlato in un mukbang, mi sembra, insomma, cioè l'ho sgamato subito. Se io prima avrei pensato, cioè prima di incontrare un narcisista nella mia vita, se avessi incontrato questo ragazzo avrei pensato: cavolo, ma che ragazzo carino, simpatico, spigliato. Invece poi ho visto quelle dinamiche che erano le stesse identiche del mio ex. Correva, mi scriveva continuamente, cioè ci siamo visti tipo due volte, mi dava il buongiorno incessantemente, mi scriveva incessantemente, era seriamente, seriamente troppo. E appunto la Nicole di qualche anno fa avrebbe detto: wow! La Nicole di oggi dice:
c'è qualcosa che non va. È un po' troppo esagerato, tutto da subito. Ti rendi conto, li sgami subito, ecco. Questa è una cosa molto positiva del post storia con un narcisista, perché li sgami in 2 secondi. Sono tutti fatti con lo stampo, non so come dirla questa cosa, ma è così. Cioè, i narcisisti patologici hanno tante di quelle cose in comune che se ne hai visto uno, li hai visti tutti e non possono più fregarti, specialmente se hai avuto a che fare con un narcisista coverto. Vi ho fatto il video tra le differenze, quindi andatelo a vedere se non l'avete visto, ma se hai avuto a che fare con un narcisista coverto e t'ha fregato, nessun altro narcisista potrà fregarti, perché quelli sono i più difficili da sgamare, e una volta che ne hai sgamato uno, vi garantisco li sgamate tutti. Io quando sono uscita poi con appunto quest'altro ragazzo, ho iniziato a vedere subito questi campanelli d'allarme, ma proprio da subito. Il complimento però con una critica, no, che dici, cioè, ma... E tu ti senti sempre di dover fare qualcosa in più per accontentare questa persona, no? O anche questo atteggiamento vittimistico perenne, il cercare di farti pena quando... Tu gli dici, guarda, a me queste cose non vanno bene, te lo devo dire, no? Perché impari ad essere assertivo e a dirle subito le cose, comunque io sto imparando piano piano, però appunto, e vedere che quella persona tenta di farti pena, quindi sì. Quindi questa diffidenza che ti rimane inevitabilmente una volta che esci da una relazione del genere può anche aiutarti in realtà a schivare persone simili, e il fatto di non dare confidenza subito aiuta tantissimo a proteggersi, un po' un meccanismo appunto di protezione. Mi è capitato poi di frequentare anche una persona che è tutto tranne che narcisista, ma anche lì mi sono resa conto che molto spesso appunto non gli credevo, oppure non è che non gli credevo, ma semplicemente mettevo in dubbio un po' tutto quello che mi diceva. E questa cosa mi sono resa conto che comunque un po' ha impattato la relazione, perché l'altra persona si rende conto del fatto che tu ovviamente non credi a quello che ti dice e magari ci rimane anche un pochino male. Quindi questo però, almeno per quanto mi riguarda, è stato inevitabile dopo una relazione del genere. Perdi un po' la fiducia nel genere maschile in questo caso, immagino che se capitasse ad un ragazzo potrebbe perdere un po' la fiducia nel genere femminile. Nel mio caso appunto avevo un po' perso fiducia nel genere maschile, perché dopo aver vissuto queste cose, dopo che l'hanno vissuta anche le mie amiche, io ero molto con le antenne drizzate in allerta. Capita però poi appunto di conoscere persone che di narcisismo non hanno nulla e ti dispiace un po', ma allo stesso tempo sai che per te stessa è meglio così. Non metterò mai più nella mia vita un'altra persona al primo posto, mai. Se avrò figli, ma fino a quel momento no, sarò sempre io al primo posto, perché devo proteggere la mia sensibilità, devo proteggere il mio benessere, la mia salute mentale, psicofisica, oltre che fisica. E quindi anche se l'altra persona può vedere che sono diffidente, può vedere che magari non credo tantissimo in quello che mi dice, rimane il fatto che sono contenta così, perché voglio difendere me stessa, e prima di fidarmi di una persona devo conoscerla tanto e bene. Ci vuole del tempo, ma si può tornare a fidarsi di qualcuno. E vi devo dire un'altra cosa: quando vedi gli atteggiamenti, allora, cioè, per me che ero abituata a camminare sui gusci d'uovo in quella relazione, in cui avevo paura di fare e dire qualsiasi cosa, perché anche il non fare e dire qualsiasi cosa poteva essere un problema, ok? Inizi invece a frequentare una persona sana, che non ha di questi problemi, non è sadica, non è disturbata, inizi a renderti conto di quanto fosse tossica l'altra relazione. Cioè, paradossalmente già lo sapevi ovviamente, ma te ne rendi conto quando hai un paragone. E qui scrivetemi tutti voi che siete usciti da una relazione narcisistica tossica, per poi stare con una persona che non è disturbata, ok, che non è narcisista, fatemi sapere le cose che avete notato voi e come è stato per voi. Per me, vedere che potevo parlare tranquillamente senza che quella persona si arrabbiasse con me
era strano, cioè era veramente strano, dovrebbe essere la normalità, ma quando tu sei abituato all'opposto, ovviamente è strano. Non avere il problema di affrontare qualsiasi argomento, non avere il problema di fare battute, prendere in giro, stuzzicando un pochino l'altra persona, vuoi vedere che lo fa anche lui, è una cosa bellissima, che può sembrare la cosa più normale al mondo se voi non avete mai passato una relazione tossica del genere, ma vi posso assicurare che non è una cosa, cioè, scontata. E forse lo apprezzi di più quando appunto non stai più con una persona del genere. Cioè, paradossalmente, dopo che sei stato con un narcisista, ti sembrano tutti mille volte migliori. Quindi, cioè, il narcisista ottiene un po' l'effetto opposto, perché il narcisista vuole appunto che tu perda la sicurezza in te stessa e negli altri, ma in realtà paradossalmente quello che è successo a me è che adesso, se confronto gli uomini che ho conosciuto e che conosco con il narcisista che avevo nella mia vita, cioè sono tutti mille volte meglio, quindi anche qui bisogna un po' stare attenti a non accontentarsi poi, perché se li confronti sono tutti principi azzurri in confronto a quella persona, però anche qui bisogna essere selettivi e comunque capire quello che vuoi e quello che non vuoi da una relazione, perché non necessariamente il fatto che una persona non sia narcisista significa che fa per te. Quindi sì, ci sono queste piccole cose che possono sembrare insignificanti, ma che fidatevi quando passi dall'aver paura di letteralmente dire a e passi ad una relazione in cui puoi dire all'altra persona qualsiasi cosa, che tanto lo sai che non si arrabbia, è bellissimo. E collegandomi un po' al discorso appunto della diffidenza, quando un ragazzo ci tiene davvero a te e vede che sei diffidente, ti chiede il perché, vuole farti capire a tutti i costi che non è così come pensi, o comunque vuole far sì che tu piano piano inizi a fidarti di lui. Mentre quando sei in una relazione con un narcisista, tu non puoi mettere in dubbio nulla di tutto quello che l'altra persona dice, perché altrimenti succede il finimondo. Quindi anche questo è stato molto strano, il poter far domande, il poter mettere in discussione, il poter avere dubbi, ok, senza che l'altra persona ti aggredisca o ti crei sensi di colpa, perché appunto i narcisisti coverti, più che aggredirti, tentano di farti sentire in colpa, metterti mille problemi in testa, eccetera, eccetera. Quindi è un po' una liberazione su questi punti di vista, perché ti senti, dici, cavolo, ma quindi una relazione normale è così che è, cioè quindi una relazione sana è così che deve essere. Mentre io, quando stavo con quella persona, pensavo che quella fosse una relazione sana, che magari ero io la persona sbagliata. No, in realtà poi ti rendi conto che effettivamente ci sono persone sane, buone, capaci di volerti bene e soprattutto che non hanno un secondo fine, cosa che tutti i narcisisti hanno, c'è sempre un secondo fine. Loro non sanno che cosa significa amare incondizionatamente. Per loro l'amore è sempre solo condizionato, che poi per definizione non può essere amore se è condizionato, è convenienza, no? Però se tu chiedi a qualsiasi narcisista ti dirà che è capace di provare amore, ma loro non si possono rendere conto, perché ovviamente non avendo mai provato l'amore vero non sanno che cosa sia. Ma ci sono persone invece in giro, ve lo dico, se siete scoraggiate, scoraggiati, io anche lo ero, ma no, ci sono anche persone buone che sapranno volervi bene davvero per quello che siete, non per l'idea che il narcisista si è fatto di voi, che poi voi dovete mantenere, anche se è un'idea che si è fatto lui nella sua testa, ok? Ci sono persone che vi vogliono bene per quello che siete, anche per i vostri difetti, anche per i difetti che il narcisista sottolineava, ci sono persone che ti vogliono bene anche per questi difetti. Quando passi a una relazione sana e ti rendi conto che quella persona fa di tutto per ottenere la tua fiducia, ti rendi conto di come invece la relazione con il narcisista fosse che lui pretendeva la tua fiducia, la pretendeva e basta, perché tutto è dovuto a loro, quindi lui la pretendeva e se non gli veniva data era appunto un problema ed era un problema tuo, ovviamente. Invece in una relazione sana ti rendi conto che la fiducia va guadagnata e un partner sano con cui stai ti rendi conto che piano piano vuole guadagnarsela e allo stesso tempo
quando impari ad aver fiducia in un'altra persona, nel tuo nuovo partner, impari anche ad aver fiducia in te stesso. È assurda questa cosa, ma è così. Altra cosa che ti sembra impossibile quando passi da una relazione del genere a una relazione normale è che l'altra persona ti chiede scusa. E non per finta, cioè ti chiede scusa ed è veramente dispiaciuta. What? Lo so, cioè è una cosa che dopo una relazione con un narcisista non può esistere, cioè è proprio una cosa che non ti aspetti e invece succede, succede che se dici, fai capire o dici apertamente all'altra persona, guarda che questa cosa mi ha ferita, ci sono rimasta male, l'altra persona si scusa e lo intende davvero, cioè and they mean it, cioè si scusano. Senza doppi fini, senza altri intenti, l'unico intento è proprio quello di farti stare meglio perché vedono che ti hanno fatto restare male. Che questa è una cosa normale, dovrebbe succedere in qualsiasi relazione, qualsiasi coppia dovrebbe agire così, ma purtroppo non è così nelle relazioni con i narcisisti. I narcisisti non chiedono mai scusa e se lo fanno solo ed esclusivamente perché hanno una cosa da ottenere chiedendoti scusa, che può essere restare nella relazione con te per i benefici che stare con te gli porta, ma c'è sempre un secondo fine se un narcisista ti chiede scusa, e questo è poco ma sicuro. Mentre in una relazione sana, appunto, lo fai perché ti dispiace, onestamente, ti dispiace genuinamente di aver fatto star male l'altra persona. Quando mi è capitato di ricevere delle scuse oneste, ci sono quasi rimasta perché, cioè, non me l'aspettavo. E ti rendi conto di valere per l'altra persona, ti rendi conto di avere, di essere importante per l'altra persona, cosa che manca, proprio una cosa che non esiste in una relazione con un narcisista, cioè tu non ti senti importante per quella persona, anzi, ti senti che da un momento all'altro potrebbe dimenticarsi che esisti, quindi vedere che il tuo compagno ti porta rispetto e ti chiede scusa quando sbaglia, è mind blowing, cioè bisogna riabituarsi a ciò che è la normalità e andrebbe preteso, ma bisogna piano piano riabituarsi. Quindi quando esci in una relazione del genere, tutte queste cose ti sembrano bellissime, appunto, sembra di nuovo di rinascere e di sperimentare il primo amore. Tutto da capo. Quindi ci sono queste piccole grandi cose che fanno la differenza, che ti fanno capire cosa sia in realtà l'amore vero, che cosa sia in realtà l'affetto vero per un'altra persona, che cosa sia in realtà una storia sana, che non significa non avere litigi, non avere discussioni, assolutamente, anzi, significa averli, ma in modo sano, senza ferire sadisticamente l'altra persona, senza volerle fare del male, senza silenzi punitivi. Una relazione in cui entrambe le persone sono libere di esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri senza timore. Ciò nonostante, però, almeno per quanto mi riguarda, ho notato, specialmente nei primi periodi, comunque un'ansia costante portata appunto dall'altra relazione, perché eri sempre sulla lama del rasoio, cioè sul ciglio di un precipizio nell'altra relazione, e quindi ti sembra strano che non ci sia nulla che non va, e quindi paradossalmente, come se il tuo cervello cercasse mille motivi per stare in ansia anche quando i motivi non ci sono, non esistono. Quindi bisogna piano piano, ed è un percorso che io ancora sto facendo, bisogna piano piano uscire dal mindset di quella relazione ed entrare in un mindset invece di una relazione normale. Quindi devi tu ricordarti: no, ma qui sono in una relazione sana. Quindi se la persona non mi risponde per 3 ore, non devo necessariamente pensare male, essere in ansia perché hai paura che la persona sia arrabbiata con te, che quindi poi quando la rivedi te ne dirà di tutti i colori, o peggio ancora, ti farà il silenzio punitivo, non ti parlerà per ore, giorni, eccetera. Quindi sì, molto spesso ho avuto e ho tuttora questa
quest'ansia perché dicevo, ok, questa persona sta facendo i giochini, ok, questa persona cerca di farmi silenzio punitivo, no, così non va. E invece in realtà non c'era niente sotto, letteralmente niente. Oppure dubbi che questa persona ti stia dicendo una bugia. E io una volta mi sono, cioè, proprio convinta che la persona mi avesse detto una bugia, cioè io ero convinta. E me la sono anche presa. E poi mi sono resa conto invece che non era una bugia e mi è anche dispiaciuto. Però questo è un po' quello che ti porti se arrivi da una relazione in cui la persona non era onesta, sincera con te. Quindi poi purtroppo non è che dai per scontato che tutti siano bugiardi, ma ti rimane quest'ansia di fondo e devi comunque tu riprogrammare il tuo cervello piano piano, 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 ma è una cosa che si fa lentamente, non da un giorno all'altro, quindi non prendetevela con voi stessa, con voi stessi, se non riuscite a cambiare in un nanosecondo, non siamo robot ed è normalissimo, è un percorso di mesi e anni. Ma piano piano si riprogramma il nostro cervello a come era prima della relazione narcisistica e ritorni appunto a rilassarti perché sai che non sono tutti così, grazie al cielo. E quindi però è un processo lungo, ci vuole tempo e ci vuole tanto lavoro su noi stessi, soprattutto. Perché bisogna capire esattamente quali sono le insicurezze che abbiamo, perché molto spesso quando le persone ti feriscono, un narcisista, ma anche le persone in generale, se una cosa ti colpisce, ti fa del male, molto probabilmente perché tu, consciamente o inconsciamente, magari anche solo in minima parte, a quella cosa tu ci credi, quindi devi capire quali sono le tue insicurezze, risolvertele da solo, ok? E so che non è facile, ma è così, o quantomeno sapere di averle, che già è una cosa importante, conoscere le proprie emozioni, le nostre insicurezze non è una cosa che diamo da dare per scontata, bisogna anche a volte su questo lavorare su. E quindi arrivi ad un punto in cui ti conosci molto bene, sai quali sono le tue insicurezze, sai quali sono le tue paure e ti rendi conto di non doverle proiettare verso l'altra persona che magari non ha nessuna colpa. Scusate, come al solito l'illuminazione qui, ci sono nuvole che coprono il sole e poi spariscono, eccetera, eccetera. Quindi sì, è un processo lungo e mi raccomando, non buttatevi giù se vedete che dopo un po' di tempo ancora non state bene, se dopo un po' di tempo ancora non o ci pensate magari al narcisista, non fatevi sensi di colpa verso voi stessi per questo, perché è normalissimo, siamo tutti diversi, alcune persone ci mettono poco, altre ci mettono tanto tempo e non esiste un tempo giusto per il quale smetti di stare male e appunto non esiste che sono 6 mesi poi devi stare bene oppure un anno, dopo un anno devi, non è assolutamente così, ognuno ha le sue tempistiche, ognuno è diverso, bisogna ascoltare noi stessi, la nostra mente, il nostro corpo, capire come funzioniamo noi e a seconda di quello imparare ad avere nuove relazioni. Una cosa molto importante che so che è anche estremamente estremamente diffusa, comune, quando si esce da una relazione del genere, è che poi un ragazzo sano, un partner normale, ok, anche se la parola normale non mi piace, ma appunto che non soffre di disturbo narcisistico di personalità, può sembrarti noioso. Tu sei abituato al love bombing, al discarding, al love bombing nuovamente, a costanti ups and downs, quindi stai benissimo, poi stai di nuovo malissimo, no? E questo è tutto un gioco di bastone e carota che fa il narcisista, ok? La loro prassi, però tu quindi sei abituato a questi alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, e quindi sei costantemente lì nell'ansia, sei costantemente che non vivi bene quando ci sono i bassi perché aspetti gli alti, però gli alti poi arrivano, durano sempre meno, quindi sei costantemente in questo quest'altalena di emozione, non riesci a goderti neanche quello che ti succede perché sei troppo preso da questo e ti prende tutto il giorno, tutta la, non riesci a fare altro che appunto concentrarti sugli alti e i bassi, e quando sei in un periodo brutto non vedi l'ora che quella persona torni ad essere la persona che conoscevi, però appunto dura sempre meno, quindi poi ripiombi in questo
periodo buio, fino a quando la persona, il narcisista che è a fianco decide di passare una bella giornata per poi rovinare tutto di nuovo. E quindi sei costantemente in questo yo-yo, in questo altalenarsi di emozioni, mentre in una relazione sana le cose procedono in modo normale, graduale, lento. Siete amici magari inizialmente e per te tutto questo è strano. Appunto, può sembrare estremamente estremamente noioso perché sei alla ricerca di quel love bombing che tanto ti era piaciuto. Il problema è che se siamo alla ricerca di un nuovo love bombing finiremo irrimediabilmente per incontrare un altro o per stare con un altro narcisista, perché il love bombing non è una cosa sana. Se è troppo esagerato, se ti amo viene detto subito, se si fanno vivi troppo 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 spesso, non ti lasciano un secondo, tutto ciò non è sano. E so che inizialmente fa piacere, eccetera, il love bombing è sempre bello nella relazione con un narcisista. Il problema è che è una dinamica tossica, manipolatrice, messa in atto da persone di questo tipo per manipolarti e sostanzialmente per rinchiuderti in una trappola. Quindi sì, era una bella sensazione, ma ricordiamoci anche tutto quello che è venuto dopo. Quindi il mio consiglio è anche tanto di stare attenti a non ricercare nuovamente questa sensazione, perché ricordatevi che il love bombing, se ti porta in alto, c'è sempre poi il dirupo da cui il narcisista ti spingerà, quindi ti porta su, ti mette sul piedistallo e poi ti butta, ok? Quindi piuttosto se, e qui voglio farvi l'esempio di una mia amica, una delle mie migliori amiche, e vi sto parlando di diversi anni fa, lei dopo essere uscita con una relazione, da una relazione con un narcisista patologico, secondo me era anche psicopatico, ma narcisista sicuramente, se non sbaglio era anche stato diagnosticato dalla psicoterapeuta, lei ha trovato un ragazzo meraviglioso con cui adesso è sposata tipo da 10 anni, una cosa del genere, quasi, insomma comunque stanno assieme da un sacco di tempo. Ma mi ricordo che all'epoca lei mi diceva: guarda, io non ci voglio stare con questo ragazzo perché sì, è carino, è gentile, è dolce, gli piaccio di brutto, fa tutto per me, però è noioso, cioè stare con lui è noioso. E io stessa le ho consigliato: guarda, lascialo, perché se no sei innamorata, che fai, lo prendi in giro. E mi ricordo che lei poi l'ha lasciato e lui c'è stato malissimo. Lei poi si è resa conto, dopo un po' di tempo, che lui le mancava, si sono ritrovati, sono rimessi assieme e adesso stanno assieme da una vita, hanno 2 figli, ok. Ma lei inizialmente mi diceva: questa persona è noiosa, questa persona è noiosa. E la stessa identica cosa l'ho scoperta anch'io, diciamo, ok? Quindi inizialmente ti può sembrare noioso, però le relazioni sane possono essere anche noiose, ok? Le relazioni sane sono così, non succede, non ci sono gli alti, ma non ci sono nemmeno i bassi, è una cosa lineare, sana, normale, dove le tue emozioni non ti prendono tutta la giornata. Quindi se siete usciti da una relazione narcisistica, state estremamente attenti a questa cosa, perché molto spesso usciti da una relazione del genere, una storia sana può sembrare noiosa. Quindi mia family, questo era un po' tutto quello di cui vi volevo parlare in questo video, anche se come sempre nei video in cui non mi preparo le cose da dire, sicuramente poi spengo la telecamera, tra un'ora mi viene in mente qualcos'altro, però ovviamente ve lo scrivo nei commenti, fatemi sapere se avete domande, se volete altri video su questo argomento naturalmente, e fatemi sapere chi di voi è passato da una relazione narcisistica a una relazione sana, se si è ritrovato in alcune delle cose che, di cui ho parlato oggi. Quindi, mia family, questo è quanto, io vi mando un bacio gigantissimo, vi mando come al solito anche un abbraccio forte forte, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo. Stavo per distruggere il cavalletto della videocamera per abbracciarvi ogni volta, io veramente. Quindi, mia family, al prossimo video, un bacio grande, ciao!